partita la prima campagna di scavo a Gallicano, alla pieve di San Cassiano, dove un gruppo di archeologi composti da una decina di studenti dell'Università di Pisa e quattro ricercatori che supervisionano le aree stanno portando avanti lo scavo di quella che dovrebbe essere appunto la pieve medievale che caratterizzava l'areale fin dall'alto medioevo. Gli scavi andranno avanti per 4 settimane, i turni saranno 2, quindi alcuni studenti si daranno il cambio a inizio luglio. Ci siamo concentrati su 3 aree di scavo, ognuna posizionata strategicamente su una porzione di quella che è la chiesa ormai obliterata dal sedimento, rilevata dalle tecniche a scansione georadar portate avanti sempre dall'Università di Pisa, che ci hanno consentito di definire il perimetro del corpo di fabbrica. Il settore 1000 è stato aperto a ridosso della facciata dell'antica pieve, questo per indagarne gli aspetti strutturali e architettonici, ma anche per capire l'estensione e il potenziale degli eventuali orizzonti cimiteriali che si dovrebbero estendere sul sagrato a ridosso della facciata. Il 2000 invece è stato aperto tra la navata centrale e quella laterale, dove il georadar ha dato risposta di un'anomalia strutturale che sembrerebbe essere proprio pertinente all'architettura dell'edificio. In questa zona vorremmo appunto capire quali fossero gli aspetti interni della chiesa. Infine, il settore 3000 si trova dove un tempo doveva esserci l'abside semicircolare, da quanto si inizia a intravedere, dell'antica chiesa. È una zona estremamente interessante perché qui solitamente si possono collocare anche le sepolture e a volte anche sepolture strutturate, quindi sepolture più importanti, quindi con casse litiche per esempio. L'intero progetto è portato avanti dall'Università di Pisa in collaborazione con il Comune di Gallicano e con la Soprintendenza Archeologica di Lucca. Trova sponsor e sostenitori in tutta la comunità della Garfagnana e dei comuni della Garfagnana e soprattutto nella volontà e nella bontà dei cittadini di Gallicano che fin dall'inizio si sono prodigati per darci una mano.